Benvenuti in un nuovo video e oggi parleremo naturalmente di news come tutti i martedì. Vi avevo accennato che magari in un futuro non troppo remoto potrei cambiare, diciamo, il format di questi generi di video, ma ancora non è il momento, quindi continuiamo così. Quindi, come sempre, timeline alla fine del video e link nella descrizione per tutte le cose che vi possono servire, quindi per approfondire gli argomenti e inoltre anche per tipo il mio negozio www.binerd.it. Trovate il link qui sotto, tutto quello che potete trovare lo trovate nella descrizione. E naturalmente, se avete qualcosa da dirmi, scrivetemi nella sezione commenti. Io direi di iniziare con la prima notizia, notizia che cioè, immagino che tutti conoscono comunque, ma mi sembrava giusto dedicare una parte del video a questo, ovvero naturalmente la morte di Kentaro Miura, del maestro Kentaro Miura, autore di vari manga, tra i quali Berserk, comunque la sua opera massima, la sua magnum opus, che ancora è rimasta, diciamo, incompiuta, visto che è morto durante la pubblicazione. La morte è avvenuta all'inizio di questo mese, da quello che è stato detto, verso il 6, in poche parole, c'è scritto proprio su internet, c'è proprio anche la diagnosi giusta, ma comunque un male lancinante, diciamo, un male fulminante che l'ha preso e l'ha portato alla morte in veramente pochissimo tempo. È stato lasciato il tempo alla famiglia per diciamo, i cordogli, per tutte le cose, e il 20 di questo mese è stato annunciato ufficialmente dai vari profili ufficiali, appunto, delle testate che si occupano di pubblicare Berserk e tutti i suoi lavori, che appunto il maestro era morto. Una morte che comunque ha avuto un grandissimo impatto su tutto il mondo del manga, ma non solo in realtà, perché comunque i lavori di Kentaro Miura appunto hanno influenzato tanti campi dell'intrattenimento giapponese. Per esempio, basta pensare che Dark Souls, la famosissima serie che tutti conoscono, è stata molto influenzata nelle sue ambientazioni dai lavori appunto di Kentaro Miura e nello specifico magari anche proprio di Berserk. E questa è una cosa che non dico io, è una cosa che disse tipo Miyazaki, che è il creatore della serie, anni fa. Quindi comunque una persona che ha avuto un grandissimo impatto, che ha creato alcune storie che rimarranno appunto nella conoscenza, diciamo, comune di tutte le persone, e quindi comunque è un peccato. Tra le altre cose, dice che potrebbe anche continuare la pubblicazione di Berserk il team che sosteneva Kentaro Miura nella sua pubblicazione. Infatti ormai è anni che Kentaro Miura lavora insieme a un gruppo di persone, diciamo, che lo aiutavano nella stesura dei testi oppure nella creazione delle immagini, cose del genere. E in questi giorni uno degli assistenti più importanti appunto di Miura ha fatto un post su Twitter, mi sembra, in cui dice qualcosa tipo ce la metterò tutta, una cosa del genere, che potrebbe andare a indicare che magari decidono di continuare a pubblicare Berserk nonostante appunto la morte di Miura. Non sarebbe stranissimo, perché come vi dicevo appunto è degli anni che lavorano insieme Miura e questo team di aiutanti, quindi è probabile che se Miura aveva un'idea su come mandare avanti la storia l'abbiano anche loro, diciamo, che magari gliel'ha detta nel tempo. Quindi potrebbe benissimo essere che verrà continuato Berserk, magari perlomeno alla fine dell'arco narrativo in cui si trova, da quel che so appunto è un po' a metà, ecco. Quindi vedremo, naturalmente nei prossimi mesi ci saranno degli aggiornamenti. Comunque, a prescindere da questo, naturalmente, nonostante non vedrà mai nessuno della famiglia questo video, condoglianze, ma comunque è sicuramente una perdita che ha influenzato il mondo dei manga in generale, ecco. A prescindere dal fatto che magari io personalmente ancora non avevo mai letto Berserk, però comunque, cioè, Kentaro Miura è un nome che conoscono tutti quelli che sono minimamente interessati all'ambiente, quindi naturalmente la sua morte ha un grande impatto. Oltre al fatto che, cioè, proprio dalla sua morte potrebbe nascere un'intera altra discussione che, se vi interessa, faremo magari in un altro video per venerdì, magari, e cose del genere. Ovvero il fatto che comunque alla fine di tutto la morte di Miura è stata data, diciamo, comunque è stata influenzata dal suo lavoro. Purtroppo non è la prima volta e non sarà sicuramente l'ultima che diciamo, il business dei manga in Giappone miete delle vittime.
i ritmi con cui devono lavorare questi manga, questi assistenti, queste persone sono veramente distruttivi, con solitamente dei capitoli di una ventina di pagine che devono essere pubblicati settimanalmente, a volte ritmi che sono veramente, appunto, come dicevo, molto pesanti per il corpo umano. E appunto non è la prima volta che qualcuno muore di overworking. C'è anche una parola giapponese apposta per indicare questa situazione, ovvero persone che muoiono per il troppo lavoro. E non è una cosa che succede soltanto naturalmente nel mondo dei manga e degli anime, cose del genere, ma comunque in questa situazione qui, per quanto magari questa volta non è stata quella la causa principale, sicuramente ha influenzato molto il fatto che per anni la salute di Kentaro Miura debba essere sicuramente non essere stata una delle migliori per via appunto del suo lavoro. Comunque, detto questo, io direi di passare subito alla seconda notizia. Vi metto subito un'altra notizia negativa, così almeno ci togliamo di torno tutte. Ovvero, verranno chiusi probabilmente nei prossimi mesi i 15 negozi Disney Store in Italia. E non solo, in realtà, dice che il grande conglomerato americano stia chiudendo una sessantina di negozi in vari luoghi, appunto, tra i quali appunto 15 che sono in Italia, i 15 che sono in Italia. Naturalmente è un problema per tutte le persone che lavoravano, che si troverebbero comunque senza lavoro, e non solo, secondo me è molto particolare che la Disney comunque decida di chiudere così tutti questi negozi, perché sicuramente hanno avuto un grande impatto dalla chiusura dei negozi per un anno, comunque per via del Covid e cose del genere, ma mi verrebbe da pensare che ora che si sta andando verso una riapertura un pochino globale del mondo, diciamo, comunque tante nazioni si stanno avvicinando ad avere la maggior parte delle persone a rischio vaccinate, molte nazioni si stanno riaprendo perlomeno internamente, poi magari nei prossimi mesi verranno aperti viaggi all'estero, quindi insomma mi sembrerebbe il momento in cui magari si può invece pensare di riattivare tutti questi negozi, di aprirli, e invece la Disney ha pensato di chiuderli. Non si sa naturalmente cosa ci starà dietro, perché comunque quelli sono discorsi che vanno dietro a un'economia troppo complessa per parlarne, sinceramente non ho la minima idea perché abbiano fatto questa decisione, però comunque per scegliere di chiudere 60 location vuol dire che ci deve essere qualche problema. Naturalmente io spero, soprattutto per i lavoratori, naturalmente che tutto vada bene, che magari riescano a trovare il modo di tenerli aperti, vedremo appunto nei prossimi mesi anche questa cosa come si svilupperà. Detto questo, finito le notizie negative, parliamo di qualcosa di un pochino più simpatico, per quanto comunque parliamo di morte, perché parliamo del fatto che a quanto pare verrà creata una serie revival di Dexter. Ne parlo semplicemente perché avevo iniziato a vederlo Dexter e mi stava piacendo, in realtà mi ero bloccato semplicemente perché dovevo fare altre cose, l'avevo iniziato a vedere qualche tempo fa. E devo dire, era una serie che mi piaceva, era simpatica, di questo serial killer, in poche parole, che lavorava per la polizia come consulente scientifico, in poche parole, e praticamente la maggior parte delle volte, la maggior parte delle puntate doveva essere lui che uccideva qualcuno e allo stesso tempo magari cercare di non farsi scoprire da questa persona, oppure scoprire che qualcuno era molto malvagio nella sua mentalità, però purtroppo la polizia non poteva perseguirlo per motivi di legge, e quindi magari andava laggiù lui e lo ammazzava. E a quanto pare appunto verrà fatta una serie revival che dovrebbe uscire nei prossimi tempi, e la cosa sinceramente mi rende più che contento, perché almeno potrò magari rimettermi in pari con tutta la serie, mi sembra ci siano 8 stagioni, e poi continuare con questa nuova serie, quindi io sinceramente sono contento. Quarta notizia, anche questa secondo me interessante, ovvero penso che molti di voi conoscessero Twitch Plays Pokémon, il famoso, diciamo, programma che era stato sviluppato per permettere alla chat di Twitch di giocare appunto a Pokémon Rosso. Ci fu un grande, diciamo, interesse in questa cosa un po' di tempo fa. Addirittura mi sembra che il creatore dell'algoritmo vinse un Guinness World Record per questa cosa. A quanto pare in questo momento Discord sta giocando a Pokémon, perché è stato, diciamo, adattato il programma che venne creato per Twitch per Discord, e addirittura
Ora, in questo momento, è possibile giocare a Pokémon Smeraldo su Twitter. Sempre la stessa persona ha creato un nuovo programma, in poche parole, che controlla diciamo, le scelte delle persone che guardano, che seguono appunto il Twitter, del creatore, in poche parole, guarda tutti gli input che sono stati messi dalle persone e ne sceglie, diciamo, uno solo, diciamo, tra tutti, che probabilmente guarda, che tipo ci sono 30 persone che dicono di andare in su, 30 persone che dicono andare in giù, 30 persone che dicono andare a destra, 31 che dicono andare a sinistra, andrà a sinistra, immagino, funzioni così comunque via per la maggioranza, ha appunto adattato questa cosa per Twitter, scusate, e ogni 15 secondi, in poche parole, viene rifresciata l'immagine di profilo del creatore e appunto si sposta il personaggio nel posto in cui è stato deciso che deve andare, in poche parole, quindi fa l'azione che deve essere fatta per la chat, in poche parole. Quindi è molto interessante, molto simpatico. Io personalmente non ci giocherò mai, ma se vi interessa vi lascio qui sotto linkato, magari vi divertite a giocare a Pokémon su Twitter. E poi in realtà arriviamo alla ultima notizia, quinta ultima notizia di tutto il video e parliamo proprio di una speculazione super mega inutile in realtà perché è sul nulla, è basata sul nulla, ma semplicemente negli scorsi giorni il profilo ufficiale dello Studio Ghibli ha rilasciato online due immagini. In una c'è Erwig del nuovo film dello Studio Ghibli che guarda una specie di foto in cui c'è la locandina di Totoro e accanto, diciamo, a Totoro c'è anche Sally di Monsters & Co. Della Pixar e invece poco dopo, diciamo, pochi giorni dopo, è stata pubblicata la foto della risoluzione migliore proprio direttamente della locandina con questo Totoro e con questo Sally. Questo può vuol dire nulla in realtà, come può vuol dire semplicemente un apprezzamento da parte dello studio Ghibli nei confronti appunto della Pixar, cosa che comunque è successa varie volte, per esempio in un film della Pixar, in Toy Story, mi sembra, in Toy Story 4 se non sbaglio, si vede, o 3, si vede il peluche di Totoro all'interno di una delle scene, quindi comunque c'è un reciproco rapporto di comunque stima nei confronti tra Miyazaki e Lasseter, che comunque era il creatore di Toy Story. E appunto questa foto potrebbe voler dire nulla, potrebbe voler dire semplicemente come sembrava quelli della Pixar, però potrebbe benissimo anche voler dire che magari stanno lavorando a qualcosa insieme, i due studi di animazione. E potrebbe essere sinceramente molto particolare e interessante da vedere, no? Nel senso, un film sviluppato in concomitanza tra due studi di animazione molto diversi, comunque perché poi alla fine lo studio giapponese e lo studio americano sono proprio anche nella struttura interna molto diversi, quindi chissà, magari un lavoro in collaborazione, magari un concorso, qualcosa del genere, chi lo sa, vedremo. Magari, che so, la parte creativa viene data a quelli della Pixar e quelli dello studio Ghibli realizzano l'opera, oppure viceversa. Potrebbe essere interessante come esperimento da vedere sul nostro schermo, chi lo sa, vedremo. Detto questo, arriviamo alla fine, piccolo ricappetto per chi lo vuole. Naturalmente abbiamo parlato per la prima notizia di Kentaro Miura e della sua morte e naturalmente ripetiamo le mie condoglianze personali alla famiglia, anche se, come dicevo prima, non lo vedrà mai nessuno questo video. Poi, naturalmente, abbiamo parlato del fatto che la Disney chiuderà 15 negozi italiani del Disney Store. Per motivi che ancora non sono stati, diciamo, rilasciati al pubblico, ma speriamo che riescano a ritornare indietro su questa loro decisione, anche se penso che sia difficile. Dopo di questo abbiamo parlato del fatto che Dexter, la serie TV, verrà, diciamo, rinnovata, in poche parole, a anni dalla sua conclusione, quindi una specie di revival. Notizie di cui abbiamo parlato perché mi interessa a me personalmente Dexter. Poi, dopo questo, abbiamo parlato del fatto che dopo Twitch Plays Pokémon e dopo Discord Plays Pokémon, ora il creatore di questi due, diciamo, programmi ha creato anche un programma per Twitter, quindi ci sarà Twitter Plays Pokémon e stanno giocando attualmente a Pokémon Smeraldo, quindi se vi interessa trovate il link qui sotto in descrizione per giocarci. E infine, l'ultima notizia, che è una speculazione sul nulla, in poche parole, però semplicemente abbiamo parlato di una possibile, proprio all'ennesima potenza, collaborazione tra Pixar e Studio Ghibli, cosa che probabilmente non succederà, però
Noi ne abbiamo parlato. Detto questo, direi che ci si saluta, direi che appunto ci si vede venerdì con un nuovo video. Se volete sentire parlare di questa cosa, del fatto che comunque il mercato del lavoro in Giappone e nello specifico quello del manga è molto molto tossico, in poche parole, per i suoi lavoratori. Fatemelo sapere, magari ne posso fare il video per venerdì o magari per venerdì prossimo. Ditemelo qui sotto nei commenti, almeno si sa, ecco. Oltre a questo, naturalmente, come dicevo, buona serata, ci si vede venerdì con un nuovo video. Mi raccomando, mettete mi piace, commentate, condividete, iscrivetevi al canale per rimanere aggiornati su tutti i miei video. E direi appunto che ci si vede venerdì, l'ho già detto 3 volte a questo punto, però. Io ve lo dico. E buona giornata.